Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, sono il Papo e benvenuti in questa nuova puntata di TG Rugby. In questo video analizzeremo un po' i risultati del fine settimana, parleremo di United Rugby Championship, di Super Rugby, di Premiership, di Top 14 e del Top 10. Detto questo, non ci resta che iniziare. Oggi voglio partire dal Super Rugby e notiziona del fine settimana, i Chiefs hanno perso. Dopo ben 10 giornate da imbattuti, i Chiefs sono stati sconfitti dai Reds per 25 a 22, tra l'altro in casa. E una sconfitta molto inaspettata, perché comunque i Chiefs potevano, come si dice, avevano già dimostrato di essere la squadra più forte del campionato. E poi farsi battere dai Reds, cioè, con tutto rispetto, i Reds rispetto ai Chiefs sulla carta sono molto indietro. Potevo aspettarmi, che ne so, una sconfitta causata, ne so, da Blues, dai Crusaders o dai Brumbies, ma dai Reds no, nessuno se l'aspettava una cosa del genere. E un altro risultato inaspettato, a mio avviso, sono i Force che hanno battuto i Fiji Andrua per 34 a 14. Tra l'altro, i Fiji Andrua hanno notato una cosa, che quando giocano in casa a Suva, nelle Fiji, sono molto molto forti. E escano, sono competitivi con chiunque. Sarà il pubblico caloroso, sarà che lì ci tengano tantissimo a fare bella figura davanti alla loro gente. Però da giocare in casa e fuori casa c'è un dislivello enorme, proprio perché mi aspettavo contro i Force una vittoria da parte di Fiji Andrua. A mio avviso sono molto più forti rispetto alla squadra australiana. E guardiamo gli altri risultati: i Brumbies battono i Landers per 48-32. Gli Waratahs battono i Rebels per 38 a 20, i Crusaders vincono il derby dell'Isola del Nord battendo i Blues per 15 a 3, gli Hurricanes dilagano contro il Mona Pacifica per 71 a 22, gli altri due risultati ve li ho già detti, quindi Force contro Fiji Andrua 34 a 14 per i Force, mentre Chiefs contro Reds vincono i Reds per 25 a 22. Guardiamo un po' la classifica. I Chiefs, nonostante l'ultima sconfitta, rimangono in vetta alla classifica con 46 punti, seguiti da Brumbies a 41, Hurricanes e Crusaders a 37 punti. Blues chiude la prima fascia di questo campionato con 34 punti. Sotto, con un distacco di 8 punti, abbiamo Waratahs a 26, Reds a 23, Force a 18, Fiji Andrew a 17, Rebels a 15, a pari merito con gli Islanders sempre a 15 punti, e Mona Pacifica a 3 punti. Ma passiamo alla Premiership, massimo campionato inglese. In questo fine settimana sono giocate le semifinali e i Sei Sharks, scusate, hanno battuto i Leicester Tigers per 21-13. Risultato comunque dal pronostico, a mio avviso, comunque almeno io mi aspettavo che i Sharks battessero i Tigers. Comunque sulla carta sono più forti, secondo me, proprio di uno stacco netto. Bello comunque vedere Manu Tuilagi, il mio giocatore preferito a mani basse, che ha ben oltre 30 anni, riesca a tenere testa a quei ragazzi di poco più di 20 anni. Veramente si vede un'esperienza appena prende palla, veramente dirompente, ce ne vorranno due o tre per placcarlo. E mentre parliamo invece dell'altra partita, Saracens contro Saints, vincono ovviamente Saracens per 38-15. Risultato ampio, sì, mi aspettavo una vittoria da parte dei Saracens, ma non così ampio, perché i Saracens nelle ultime partite non hanno fatto grandi cose, sia in campionato che in coppa. In campionato tutte le partite hanno preso 60 punti dal BAT, in coppa sono stati eliminati dalla Rochelle in maniera abbastanza netta. Quindi non mi aspettavo onestamente una prestazione così eccellente da parte di Saracens. Hanno giocato molto bene. E quindi la finale di quest'anno sarà Sei Sharks contro Saracens. Non voglio dare pronostici perché è proprio un 50-50 a mio avviso, perché entrambe le squadre si equivalgono, entrambe le squadre hanno veramente dei nomi molto importanti. Quindi secondo me qua se la giocano tantissimo. Adesso passiamo al top 14 e vediamo un po' i risultati di questa giornata. In questo fine settimana si è giocata la penultima giornata del massimo campionato francese. Tra l'altro manca solo una giornata alla fine della regular season. Guardiamo un po' i risultati un pochino più inaspettati o comunque particolari. Tolosa che perde a Perpignano per 26 a 21.
sarà che sarà una fine stagione, ma una sconfitta da parte del Perpignano molto inaspettata. Tolosa capolista, poi già vedere, sì, magari uno può pensare è prima capolista, magari vuole anche un po' rilassarsi, mancando giornata alla fine, mentre Perpignano deve giocarsi la lotta per i playout, quindi deve cercare di rimanere nel massimo campionato. Ma comunque Tolosa con questa sconfitta già ha perso svariati punti nel ranking mondiale per il club, questa sconfitta ne perderà ancora. Parlando sempre di ranking e di squadre che perdono un po' punti, c'è La Rochelle che ha peso contro il Montpellier per 42 a 31. La Rochelle comunque è seconda, con un distacco abbastanza netto dalla terza, quindi sì, si può dare lo stesso identico discorso per il Tolosa, anche se comunque La Rochelle che era terzo nel ranking, adesso bisogna vedere un paio di posizioni, a mio avviso le perderà. E un altro risultato invece molto particolare è il Stade Français che pareggia contro il Lione 31-31, un risultato che nel rugby si vede una volta ogni morte di Papa, proprio 31-31, un pareggio 31-31 mai visto onestamente, già i pareggi sono rari, un pareggio del genere mai visto. Poi abbiamo Racing che batte nettamente il Tolone per 43 a 7, tra l'altro Tolone che in finale per la Challenge Cup, che in campionato sta facendo veramente male, e qualche giornata fa addirittura stava rischiando di scivolare nella zona playout, poi con qualche punticino in più si è riuscita a rimettersi un pochino in pista, però la regular season di Tolone male, male, molto male quest'anno. Bayonne che vince di misura contro il Clermont per 21-18, mentre il Bordeaux vince contro il Pau 28-0. Pau, tra l'altro, che è terzo ultimo, sta giocando la lotta playout contro il Perpignano, e questa sconfitta per il Pau non ci voleva proprio, perché adesso dista da Perpignano solo i 3 punti, quindi la prossima giornata basta che il Perpignano vinca e il Pau magari si prende il punto bonus, ma non riesce a vincere e il Pau va a giocarsi playout. E a mio avviso comunque il Perpignano è più forte del Pau, quindi se il Pau andasse a playout a mio avviso rischia di andare in Pro D2. Guardiamo gli altri risultati: Castres batte Brive per 16 a 13 e niente, basta, finiti i risultati. E guardiamo un attimo la semifinale, anche se l'ho già un po' detta prima, lotta playout, come ho detto, Perpignano e Pau si giocano un po', insomma, la terza ultima posizione, e comunque ho sbagliato, non sono 3 punti ma sono 4 punti, anche se vanno bene, vanno bene lo stesso per far scivolare in basso il Pau, mentre per quanto riguarda la zona dei playoff abbiamo La Rochelle e Tolosa che sono già qualificate nelle prime 2 posizioni, dall'altro playoff che nei campionati francesi sono un po' particolari perché le prime 2 squadre passano direttamente alle semifinali, mentre dalla terza alla sesta fanno una specie di quarti di finale, una specie di turno eliminatorio per vedere quali sono le 2 squadre e poi andranno a giocarsi le semifinali contro le prime due. E comunque abbiamo Stade Français terzo a 66 punti, a pari merito con il Racing, poi abbiamo il Bordeaux a 63 punti, il Lione a 62 e Bayonne che è l'unica squadra che può competere con Lione, comunque si giocano l'accesso ai playoff. Abbiamo parlato che da tanti anni che non si vede così alto in classifica, mentre poi al di sotto abbiamo Tolone, Montpellier, Castres, Clermont in mezzo alla classifica, e come ho detto prima, Pau Perpignano si gioca nei playout e Brive ultimo già nettamente retrocesso a soli 36 punti. Ma adesso diamo un'occhiata allo USC, sono giocate le semifinali e Leinster ha perso in maniera molto inaspettata, ha perso sì di un solo punto contro Munster, ma nessuno aspettava un risultato del genere. Leinster, che è attualmente in finale della Champions Cup, giocherà contro la Rochelle. Questa sconfitta a mio avviso non ci voleva proprio, secondo me non si meritava Leinster per la stagione che ha fatto. Comunque complimenti a Munster che anche nei quarti di finale ha battuto inaspettatamente il Glasgow, ma sbattere quella corazzata che è il Leinster, mamma mia, sì, la partita non è stata bellissima, ci sono stati pochi punti, le squadre sono studiate molto, sbagliate errori davanti alla linea di meta, Munster che comunque con quel
drop goal all'ultimo minuti, riesce a sorpassare di quel punto che basta i suoi diretti avversari. Mentre l'altra semifinale, Stormers contro Connacht, vinca ovviamente gli Stormers per 43-25, e comunque risultato da pronostico, si sapeva che gli Stormers avrebbero vinto. E adesso la finale è Stormers, che erano già l'anno scorso in finale, avevano vinto il titolo, e mentre l'altra abbiamo il Munster, che ha già fatto due risultati molto inaspettati. E sulla carta Stormers vincerà nettamente. Basta anche vedere i giocatori. Hanno dei tre quarti Stormers che hanno pochissime uguali a livello mondiale. Però se Munster ha battuto Leinster, capolista tra l'altro del campionato, perché non può battere gli Stormers? Quindi sarà da vedere la partita. Secondo me ci sono due scenari che ci possono essere. O Munster vincerà di pochino, come ha fatto contro il Leinster, contro gli Stormers, vincerà di pochino, o gli Stormers dilagheranno e sarà una finale brutta da vedere, ovvero a senso unico. E adesso parliamo invece, chiudiamo la puntata parlando del top 10, se riesco a trovarlo, porca miseria, non lo trovo più. Messo. Eccolo qua, il top 10. E top 10 che vediamo Rovigo e Petrarca Padova che vanno in finale. Questo sarà il 175esimo derby d'Italia. Adesso stai veramente tanti. E anche quest'anno, per la terza volta consecutiva, sarà Rovigo contro Petrarca Padova. Petrarca Padova che si merita tantissimo questa finale perché batte Valore 2000 sia andata che al ritorno tra l'altro in maniera abbastanza netta comunque, primo tempo che l'Emilia chiude in vantaggio 10 a 6, mentre il secondo tempo è stato a senso unico per il Petrarca Padova. Mentre Rovigo ha vinto di un solo punto contro il Colorno e mi dispiace un po' per Colorno perché quest'anno il Colorno voleva fare l'annata, voleva fare l'annata storica, perché il Colorno nasce nel 1975 e comunque tutti questi anni non è mai arrivato a grandissimi livelli per quanto riguarda il rugby, la prima squadra ovviamente, da qualche anno sono nel massimo campionato e quest'anno volevano fare veramente il colpaccio, purtroppo non ci sono riusciti per quel punticino. A volte il rugby capita, basta un punto e ti giochi grandi obiettivi. Bene ragazzi, il video è finito, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessuna puntata di TG Rugby. Scusate se oggi non ho usato il microfono, ma non lo trovavo, spero di trovarlo. Beh, detto questo, ci si vede nella prossima avventura. Questa è la via.